Sarà il mondo agricolo a tornare protagonista con un mix di laboratori didattici, mezzi da lavoro d'epoca e moderni, animali e tanto altro nella 30ª edizione di Fano Geo, che torna nella zona Codma di Rosciano sabato 19 e domenica 20 maggio. L'evento è organizzato dalla Proloco di Fano con la collaborazione della cooperativa sociale Falcineto e il supporto dell'amministrazione comunale. Il taglio del nastro è previsto per sabato 19 maggio alle 11. 30 anni di storia significa passare testimone passato dalla cooperativa Falcineto, passando per la cooperativa Tre Ponti, ora la porta avanti la Proloco. La Proloco ha cercato di unire quella che è la fiera agricola del Codma con la festa della mietitura, riempendo l'area Codma con una serie di aree tematiche. Quindi quest'area sarà veramente piena, con una fattoria didattica con tantissimi animali, le giacche verdi con il battesimo della sella, il maniscalco che spiegherà il mondo del cavallo, o il mondo dei falconieri e gli amici del che ci faranno vedere come funzionano i cani da pastore. Aree tematiche veramente belle che si uniscono a quella che è la fiera dei prodotti del territorio, e quindi l'area Codma sarà veramente piena di prodotti della terra, ma anche attrezzature agricole per lavorare la terra. Prima c'è anche un appuntamento che sarà quello di venerdì. Di che cosa si tratta? Sì, venerdì sera a Villa Adelaide sarà un bellissimo appuntamento di cultura enogastronomica, i prodotti e i sapori del territorio. Sergio Ferri che intervista Lucchetti e Antonaros e che ci parleranno appunto dei prodotti del nostro territorio. E poi ci sarà una bellissima cena a cui tutti potranno partecipare, al costo di 30 euro, basta prenotare in Proloco, che richiamerà proprio i prodotti del territorio. Tanti saranno i produttori, le associazioni e gli enti presenti. Quando parliamo di agricoltura non possiamo anche non parlare di Federcaccia. Tutti gli anni partecipate con uno stand e anche cercate di un po' far capire quelle che sono le tradizioni che arrivano dal passato ma che proseguono anche nel presente. Certamente, noi da diversi anni contribuiamo con degli appositi stand per cercare di far capire ad un pubblico che non è solo venatorio quello che è il ruolo del cacciatore nel terzo millennio, un ruolo dettato alla gestione della caccia, delle specie, e quindi ci sarà l'esposizione di alcune specie di selvaggina proprio del nostro territorio, e anche faremo capire il contributo che i cacciatori italiani, soprattutto quelli marchigiani, hanno dato un mese fa circa alla Commissione europea facendo vedere le nostre cacce tradizionali in deroga. Paolo Antonioni, però, oltre che Federcaccia è anche Banca di Credito Cooperativo di Fano, che Fano Geo sarà presente. La BCC è sempre presente a questa manifestazione in cui ci crediamo, abbiamo cercato sempre di dare il nostro contributo, siamo sempre legati al territorio, soprattutto l'agricoltura sta incominciando anche nel nostro paese a prendere un risvolto di impiego anche per i giovani, quindi la Banca di Credito Cooperativo non può non essere ad una manifestazione come questa. Torneranno tra i momenti più attesi il battesimo della sella, cura delle giacche verdi, gli asini dell'associazione Dottor Pumba e l'esibizione dei cani del gruppo cinofilo provinciale della delegazione ENCI. Non mancheranno anche per tutta la durata dei due giorni di fiera agricola i cani dell'allevamento del Biagio, che metterà in mostra i suoi Alaskan Malamute e gli Shiba. Al Codma porteremo dei cuccioli adulti di Shiba e di Alaskan Malamute, che fanno parte dell'agricoltura anche loro, e come tutti gli anni partecipo per far vedere questi cuccioli ai bambini delle scuole, per far conoscere queste razze che io allevo da tanti anni qui nelle Marche. Noi con questi cani cerchiamo di educarli bene, facciamo le pet therapy, andiamo anche nelle scuole, adesso vengono loro qui alla 30ª edizione, tutti i bambini della provincia, diciamo. Terminati i due giorni di fiera agricola, Fano Geo si sposterà direttamente sui campi per poi far rivivere i due fine settimana seguenti la festa della mietitura nella sua 39ª edizione.